Nel corso della mia vita ho sviluppato capacità che probabilmente farebbero invidia agli X-Men messi insieme. Tutto questo solo per sopperire alla mancata lucidità mentale dovuta alla tua presenza. Perché mi tormenti da 17 anni? Vedi, il fatto è che stai di nuovo perdendo un intero pomeriggio a registrare questo stupido video invece che studiare per l'interrogazione di domani. Cosa? Pezzo di... Ciao, io sono Tommy e questo è Umorismo Kiwi. Noi studenti siamo costantemente pervasi dal senso di colpa per le cose che abbiamo fatto o che addirittura abbiamo intenzione di fare. Anche se la maggior parte delle volte il senso di colpa è più dovuto ad una cosa che non facciamo piuttosto che il contrario. Andiamo per ordine. Sono le 6 di mattina, suona la sveglia, riavvio la sveglia. Dopo poco risuona la sveglia, riavvio la sveglia. Ririsuona la sveglia, picchio il cellulare, mi faccio male alla mano e mi alzo incazzato. Passo tipo 10 minuti fissando il vuoto cercando di capire chi sono. Capisco chi sono, capisco anche che odio tutti e vorrei morire all'istante. All'improvviso sono pervaso dal senso di colpa di non aver fatto assolutamente nulla il giorno prima e anche perché qualsiasi cosa abbia fatto il giorno prima avrei comunque potuto studiare di più. Mentre faccio colazione mi cadono i cereali per terra, sporco di latte il pigiama, mi cadono i biscotti nel latte, il mondo fa schifo e sono in ritardo. Arriva a scuola, tutta la mattina studio, ripasso, copio e chiedo ai miei compagni informazioni sui compiti che non ho fatto perché ero impegnato a fare altri compiti che non avevo fatto, perché dovevo fare altri compiti che non ho fatto perché ho dormito invece di fare i compiti. Arrivo a casa da scuola, sì vabbè, ma cos'è quel sorriso? Guarda che il peggio arriva ora, eh. Arrivo a casa sudato marcio, mi levo le 8 felpe che avevo e mangio fino a stare male. Mi sento in colpa perché ho mangiato tantissimo, sono grasso, devo studiare, nessuno mi vuole, la mia vita non ha senso. Sono le 15, mi siedo sul divano e sono le 15:30. Mi chiedo com'è possibile che il tempo passi così in fretta e mentre cerco una risposta sono le 16. Penso, ah dai vabbè, inizierò a studiare alle 16:30. Ma alle 16:31 penso che ormai è passato troppo tempo e che studierò alle 17. Mi giustifico pensando che tanto non ho fatto nulla finora e non ha senso iniziare adesso. Vado a dormire, non ho fatto nulla, la mia vita fa schifo, fine. È dura. E sapete cosa rende ancora più angosciante questa ansia perenne? Mia madre. Mia madre. Quando ho iniziato il liceo ero una persona normale. Ma poi... Tommaso, hai già fatto i compiti? Tommaso, hai messo da lavare la roba? Tommaso, hai lavato i piatti? Tommaso, hai cucinato? Tommaso, hai portato tuo figlio a scuola? Ma sapete, c'è ancora di peggio. La causa di tutti i problemi e castelli mentali relativi all'ansia. I professori. Ma è possibile che non so mai un canto? Prospetti. Canto. Non so un canto. Tutti gli altri li so. Quelli della Divina Commedia li so tutti. Questo canto, meno. Interrogato. Lieto di essere interpellato da una figura come lei. Mi chieda, quante volte è presente la parola amore all'interno della Divina Commedia? Quante volte? Quante volte mi è già capitato di rispondere a domande simili che so tra l'altro, quindi... Ma lei ha studiato? Ma lei sì. Io meno. Beh ragazzi, sapete che vi dico, c'è un'unica cosa da fare. Unirsi per combattere il nemico. Per dire basta alla violenza psicologica contro gli studenti. Se sei uno studente, commenta e soprattutto condividi questo video con l'hashtag Io ci sono. Un mi piace e una condivisione possono fare la differenza. Vi ricordo di mettere mi piace alla pagina 6 allo scientifico, di condividere il video, mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale ed attivare la campanella bella. Per il resto lasciate un mi piace. Il video è finito, andate in pace. Trumpets, there you go.